Salve a tutti. Allora, nel video precedente mi ero interrotto, però avevamo già trattato questi famosi due enti della, diciamo, che io avevo così chiamato enti non sostanziali e che riguardavano appunto la matematica e l'informazione. Bene, adesso andiamo avanti e ovviamente dopo la matematica e l'informazione possiamo parlare di qualcosa di più sostanziale, che è appunto la fisica e la biologia. Beh, oggi possiamo assolutamente affermare, senza oltre ogni ragionevole dubbio, che biologia e fisica sono assolutamente intrecciate insieme, sono praticamente qualcosa di assolutamente analogo, nel senso che non ci sono dei processi fisici che riguardano il mondo materiale e dei processi biologici che riguardano invece il mondo degli esseri viventi. Assolutamente, le leggi sono le stesse. Abbiamo già detto nei video precedenti che in fondo tutti gli organismi viventi nascono praticamente grazie alle forze elettriche, alle forze elettromagnetiche, quindi questa forza per noi è assolutamente fondamentale, sostanziale, perché ci fa anche percepire gli oggetti come se fossero appunto materiali, reali, ma è semplicemente un processo, chiamiamolo così, che emerge da tutto quello che riguarda a sua volta i processi che sono praticamente nella fisica. Quindi la biologia, se vogliamo, emerge da un mondo fisico e quindi sostanzialmente è analogo, insomma le leggi sono le stesse. Questo è stato un principio assolutamente fondamentale, assolutamente straordinario, perché prima di arrivare al secolo scorso avremmo ancora potuto dubitare, avremmo potuto pensare che fondamentalmente il mondo fisico e il mondo biologico potessero essere ancora assolutamente due cose completamente separate. L'uomo poi innesta nella vita dell'uomo addirittura lo spirito, quindi fa una sorta di metafisica dell'essere umano. Ma chiaramente noi possiamo dire oggi con sicurezza che tutto il mondo biologico, tutti gli esseri viventi, vegetali, animali, eccetera, si sono sviluppati da queste famose forze elettromagnetiche che chiaramente si sono organizzate in una certa maniera e hanno dato origine non solo ai corpi materiali, ma anche a tutti quelli che oggi possiamo definire esseri viventi. Fatte le debite distinzioni tra piante, batteri, virus e fino ad arrivare poi a esseri pensanti come appunto noi organismi biologici. Quindi ovviamente nel darwinismo c'è tutta la spiegazione, diciamo se vogliamo, tutte le indicazioni per capire come come si è passati, diciamo, come si è potuti arrivare praticamente alle forme viventi. Ci sono chiaramente degli intrecci, dei passaggi chiave che sono molto complicati anche da capire, anche in biologia, come è nata la vita, no? Ancora oggi tanti dicono ma noi non sappiamo in realtà come è nata la vita, però abbiamo ormai tantissimi elementi per poter dire che ci sono stati certamente dei passaggi delicati, dei passaggi chiave, ma l'evoluzione ormai è assodata, insomma non possiamo rimettere in discussione l'evoluzione darwiniana. Possiamo chiaramente fare dei correttivi, possiamo immaginare ancora qualcosa che magari non è stato descritto, quindi ci possono essere sicuramente così delle piccole cose ancora da mettere, da annotare, ma il processo evolutivo ormai è qualcosa assolutamente di straordinario che noi abbiamo ormai ben compreso. Ma questa è la cosa più bella forse
del secolo scorso, la cosa più straordinaria, meravigliosa, chiamiamola con gli aggettivi che vogliamo, è stata quella di capire e di comprendere, di capire e di poter in qualche modo anche così affermare in maniera veramente scientifica, quindi non facendo delle, così, delle supposizioni come poteva fare, non so, Giordano Bruno, che nella sua visione dell'universo vedeva tanti mondi, vedeva, però voglio dire, noi oggi abbiamo delle basi scientifiche per poter veramente capire come si è evoluto non gli esseri viventi, come sono evoluti non soltanto gli esseri viventi. L'evoluzione di cui tanto si parla, l'evoluzione darwiniana, non riguarda soltanto l'uomo e gli esseri viventi. L'evoluzione riguarda l'intero universo. Questa è stata la grande meraviglia, il grande stupore, la grande conoscenza a cui è arrivata la specie umana, soprattutto nel secolo scorso, comunque dal darwinismo che dall'Ottocento, Novecento, noi oggi possiamo parlare non di evoluzione darwiniana e fermarci lì, ma di evoluzione cosmica. Quindi l'evoluzione non è legata al mondo biologico, non è legata alla biologia. L'evoluzione è legata anche al mondo fisico, soprattutto al mondo fisico. E vedete che finalmente ho riportato qui sotto questi famosi coni, come mi piace chiamarli, che trovate praticamente un po' dappertutto, su YouTube, ma sui libri ormai penso che siano abbastanza noti. Ai miei tempi, quando io ho fatto il liceo, non mi ricordo assolutamente di aver visto mai un cono del genere, anche se penso che comunque, insomma, già da diversi anni noi possiamo avere questa visione del nostro universo. Una visione del nostro universo moderna, assolutamente scientifica e ben consolidata, questa è la cosa importante, ovviamente, come dicevo prima, con dei punti di incertezza, ma legati soltanto al fatto che chiaramente qua sono avvenuti dei fenomeni straordinari, molto complicati anche a volte da descrivere in ambito fisico e biologico, per cui è chiaro che qualche tassello potrebbe ancora non essere al posto giusto, ma l'impianto, di base è abbastanza solido. Oggi chiaramente noi tutti parliamo del famoso Big Bang da cui sembra essere nato il nostro universo. Big Bang addirittura così nasce proprio il termine, questo riferimento addirittura da una trasmissione radiofonica, insomma, quindi dove si parlava appunto di dell'origine dell'universo, dice il grande scoppio, il grande boom, eccetera, eccetera. Chiaro che parlare in questi termini è ingenuo, non c'è stata nessuna grande esplosione nel nostro universo, ci sono stati dei fenomeni, chiaramente, anche perché non lo dobbiamo immaginare chiaramente come un evento dove c'è stato un innesco, no? come fosse una grande esplosione. L'innesco, sì, noi possiamo pensare che l'inflatone o questo processo, l'inflazione, quella che viene spesso chiamata inflazione, che sembra aver portato poi alla nascita del nostro universo così come noi lo vediamo, addirittura alla nascita dello spazio-tempo. Quindi tutte cose che noi cerchiamo di immaginarci e lo facciamo nella maniera più semplice possibile, quindi una specie di esplosione che abbia così cominciato a far crescere, a far espandere il nostro universo, lo spazio e il tempo che si sono cominciati a strutturare in qualche maniera, poi questa energia enorme che si è sprigionata e che si è pian piano andata così rimescolando in altre forme, trasformando in altre forme.
Però è una visione d'insieme ovviamente abbastanza ingenua. Sicuramente è avvenuto qualcosa di straordinario in un momento che non possiamo neanche definire, perché quando noi diciamo in un momento è come se noi in qualche modo introducessimo un tempo che probabilmente non c'è mai stato, probabilmente adesso poi nell'ultima parte parlerò dello spazio e del tempo, ma già nei miei video avete capito che il tempo è qualcosa che dobbiamo ridefinire, assolutamente va ridefinito come anche lo spazio, il tempo vanno ridefiniti, ci ha già pensato a ridefinire lo spazio e il tempo Einstein, quindi anche in parte la meccanica quantistica, quindi poi nell'ultima parte dedicherò un po' di spazio a questi discorsi qua. Quello che però che possiamo dire è che, a parte questa prima fase dove noi abbiamo cercato di ricostruirla, ma non sappiamo bene perché c'è stata questa inflazione, in fondo come è nato il nostro universo, chiaramente sicuramente più difficile da immaginare, da studiare dal punto di vista fisico, più di quanto non lo sia, più di quanto no, noi non possiamo, più di quanto riguardi poi il discorso anche biologico, perché anche nella biologia noi diciamo che poi a un certo punto, da che il mondo era assolutamente materiale, poi a un certo punto sono cominciate a spuntare le prime forme di vita. Anche qui sembra un altro Big Bang, no? Un Big Bang biologico, cioè praticamente l'esplosione degli esseri viventi da un mondo assolutamente fatto di materia. Quindi c'è stata una sorta di secondo Big Bang biologico, che anche questo è difficile da spiegare, perché dire com'è nata la vita, anche se abbiamo tante ipotesi, tutte alcune da vagliare, insomma, c'è chi dice che la vita appunto è nata negli oceani, comunque sicuramente si è formata nell'acqua, nelle zone dove c'erano magari possibilità di energie dovute magari all'energia geotermica della Terra, quindi questa sorta di bocche che si trovano praticamente nei fondi oceanici, probabilmente, o nei mari, insomma, diciamo, ne ho parlato anche in un video, chiaramente ci sono chiaramente delle situazioni che hanno probabilmente facilitato l'aggregazione di determinate molecole, poi queste molecole piano piano si sono cominciate a organizzare, hanno formato delle prime protocellule da cui poi l'informazione è riuscita praticamente a non perdersi, quindi si sono formate queste protocellule che dovevano fondamentalmente trattenere una determinata informazione, ritorniamo qua, vedete come tutto poi è collegato, e questa informazione non solo deve essere protetta, ma deve essere anche tramandata, chiaramente deve essere anche messa nelle condizioni di potersi replicare, e quindi quando questo è avvenuto le prime cellule hanno cominciato ad essere tante. Poi ci sono state tutta una serie di mutazioni, di variazioni che hanno portato praticamente a diversificare queste protocellule, magari si sono poi unite, hanno cominciato a formare i primi organismi pluricellulari, insomma la storia e l'evoluzione biologica è complessa, anche qua mancano alcuni tasselli fondamentali proprio quando ci avviciniamo all'origine del processo, ovviamente, che è quello più difficile, quello che c'è più difficile da immaginare, però nell'ambito biologico noi abbiamo a che fare in realtà con mattoni già pronti, bisogna soltanto capire come tutti questi mattoncini, quindi atomi, molecole, siano riusciti poi ad aggregarsi, a formare diciamo delle entità in grado di trasportare e replicare l'informazione. Questo è il punto fondamentale. Sembra che la vita all'inizio sia nata, diciamo,
mediante strutture di RNA che poi insomma autoreplicanti, insomma, e quindi erano diciamo una sorta di proenzimi che riuscivano ad autoreplicare l'informazione, poi questi proenzimi si sono praticamente sono rientrati in una struttura membranosa che li ha protetti, quindi insomma, è sicuramente il processo è stato lungo e abbastanza complesso e quindi non così semplice diciamo da immaginare e da descrivere, però sicuramente nell'ambito biologico il processo evolutivo dall'origine fino alle specie viventi che ci sono oggi è abbastanza, si può insomma immaginare e comprendere abbastanza bene. E la stessa cosa vale, adesso vi farò vedere praticamente in questo schema anche nell'ambito fisico, e questa è la cosa straordinaria, che l'abbiamo però scoperta un pochino dopo, chiaramente dopo l'evoluzione darwiniana, noi abbiamo scoperto anche quella cosmica, ci ha voluto un altro po' di tempo, insomma ormai diciamo abbiamo capito che fondamentalmente tutto emerge da qualcos'altro, tutto si evolve, ecco questa dinamica del nostro universo è proprio questa, insomma, è proprio nelle trasformazioni, nel cambiamento, nella perdita di queste strutture originarie simmetriche da cui, come ho detto più volte, là dove c'è troppa simmetria non emerge nulla, per emergere ci vuole diversità, ci vuole cambiamento, ci vuole una dinamica che porti praticamente a delle trasformazioni importanti. Casuali, perché questo è un altro concetto fondamentale, casuali, la biologia è assolutamente, tutti i fenomeni biologici sono stati casuali, questo è un altro concetto assolutamente difficile da digerire, perché noi immaginiamo sempre, siamo abituati a fare le cose in maniera teleologica, cioè cerchiamo sempre di arrivare ad un fine, per noi ogni cosa deve essere, deve avere un fine, una finalità, che invece in natura probabilmente non c'è. Questo è un concetto filosofico, biologico, fondamentale, uno dei più, come dire, uno dei principi forse più dibattuti, più criticati da chi invece magari pensa al progetto intelligente, al creazionismo, a qualcosa che abbia guidato diciamo questi processi che molto probabilmente per alcuni, che alcune persone hanno, anche tra scienziati, hanno grosse difficoltà ad immaginare come qualcosa di assolutamente casuale. Dicevo che l'evoluzione non è stata soltanto biologica, ma abbiamo la cosa magnifica, la grandezza della conoscenza della specie umana, soprattutto del secolo scorso e che oggi noi abbiamo ereditato, è appunto il fatto che abbiamo capito che l'evoluzione non riguarda le specie viventi, ma riguarda anche il mondo della materia, il mondo, diciamo, il mondo fisico, soprattutto a livello cosmologico, perché abbiamo detto che, a parte il Big Bang, di cui così ce lo teniamo adesso perché insomma, è diciamo che è la migliore rappresentazione che noi possiamo fare di un inizio del nostro universo. In questo Big Bang ci mettiamo tutto, ci mettiamo la singolarità, l'inizio del processo inflazionario, un'energia concentrata da qualche parte che poi si è manifestata in altri modi attraverso magari appunto questa inflazione. C'è qui tutto il discorso legato alla meccanica quantistica. Fatto sta che noi non riusciamo a descrivere con la fisica che noi abbiamo a disposizione questo evento proprio primordiale, no? I primissimi istanti della nascita del nostro universo, se è avvenuto in questo modo che noi oggi descriviamo come appunto Big Bang, inflazione, quindi la formazione dello spazio-tempo e manifestarsi di questa energia che comincia così a diversificarsi nei vari campi quantistici, come abbiamo visto prima. Man mano che l'universo si raffredda, avvengono delle transizioni di fase che coinvolgono appunto l'energia e questi campi energetici, che quindi cominciano a diversificarsi, cominciano a separarsi, quindi abbiamo la forza forte, la forza debole, la forza gravitazionale, lo spazio-tempo tanto fa quello che deve fare,
Quindi ecco, mancano chiaramente, manca un quadro, come dire, esplicativo, manca un quadro che ci faccia vedere tutto come è avvenuto in maniera chiara, in maniera distinta, questo sì. Però, diciamo, da un certo punto in poi possiamo essere abbastanza sicuri che le cose siano andate proprio in questa maniera qua. Vedete, io qui ho scritto così, queste sono, a parte che disegni come questi li trovate, appunto, dicevo, dappertutto, e sono veramente molto belli, molto suggestivi. Io ho dovuto fare praticamente così uno schema colorato, ma giusto appunto per far vedere di che cosa si tratta, no? Appunto, abbiamo questa fase inflazionaria dell'universo che dura pochissimo, siamo proprio non nei primi secondi dell'universo, ma nei primissimi istanti, parliamo di frazioni di secondo, vedete, 10 alla meno 33, che è una quantità veramente piccola, inimmaginabile, però già qui sono venute delle cose assolutamente importanti. Poi vedete, qui ho messo il secondo, ma qui parliamo ancora di frazioni di secondo, dove praticamente abbiamo un universo assolutamente così poco distinguibile per quello che riguarda le sue caratteristiche interne. Abbiamo una sorta di plasma. Qui ci sono praticamente, si cominciano a formare queste strutture, questi quark, i leptoni, plasma, perché praticamente è tutto un po' insieme, non riusciamo praticamente a definire ancora delle strutture atomiche come siamo abituati noi oggi a vedere la materia. Per cui noi abbiamo un plasma di quark, di gluoni, leptoni. Abbiamo già detto cosa sono i quark, up, down, eccetera, eccetera, sono quelli che poi costituiranno il nucleo. I raggi, questi famosi fotoni, stanno praticamente in questo plasma, quindi sono legati, non hanno la possibilità ancora di sfuggire da questo plasma, quindi sono anche loro legati in questa specie di ente che racchiude ancora un po' tutto. E poi ci sono questi leptoni, tra cui i muoni, l'elettrone, insomma, i neutrini, insomma, tutto questo è ancora legato insieme in questa sorta di plasma, che poi piano piano, raffreddandosi l'universo, riescono poi a strutturarsi in altra maniera. E vedete, nei primi secondi o minuti dell'universo, prendete queste cose, queste sono riportate così, diciamo, a livello indicativo, però ci fanno capire che siamo ancora proprio nelle primissime fasi del nostro universo, abbiamo una fase fondamentale che è quella che i cosmologi chiamano nucleosintesi. Quindi il primo livello di struttura della materia lo possiamo ritrovare nella fase di nucleosintesi, dove noi abbiamo la formazione dei primi protoni, neutroni, e anche, diciamo, si comincia anche a formare la materia e l'antimateria, di cui ho già parlato. Con però, ecco, una cosa fondamentale che è successa in questa fase: abbiamo avuto una sorta di asimmetria barionica, cioè praticamente la materia, insomma, adesso senza entrare troppo nei dettagli, ha prevalso in qualche modo sull'antimateria. Questo è uno di quei tasselli che vi dicevo sono ancora un po' oscuri, diciamo, non riusciamo ancora a capire bene che cosa è successo, come mai la materia è prevalsa sull'antimateria. Fatto sta che è stato sicuramente un evento questo fondamentale, perché materia e antimateria si annichilano e quindi non ci può essere praticamente nessuna struttura come oggi noi la vediamo, con atomi, eccetera, eccetera, atomi, protoni, eccetera. Per cui è avvenuto qualcosa, quindi, che ha ancora una volta creato, appunto, vedete, una asimmetria. Ancora una volta è una simmetria quella che è stata determinante, cioè è successo qualcosa per cui una ha prevalso sull'altra, l'altra praticamente è rimasta forse nel cosiddetto vuoto quantistico, quindi confinata da qualche parte, però quella che noi invece oggi vediamo è quella che noi chiamiamo materia, ma potremmo chiamarla, la nostra potrebbe essere chiamata antimateria, è quella che invece è sparita, diciamo, dal nostro, almeno dal nostro universo osservabile. Magari quella è la vera materia, cioè antimateria e materia sono distinzioni che facciamo noi. Noi chiaramente siamo abituati a parlare di materia e quindi definiamo tutto ciò che è specchiato, la chiamiamo antimateria.
Quindi ecco, nel processo, in questa fase della nucleosintesi, noi abbiamo questa unione tra protoni, si cominciano a formare appunto questi nuclei, quindi protoni e neutroni, e sappiamo, ho dedicato già un video a questo, quindi sappiamo che cos'è la nucleosintesi, le forze gluoniche praticamente sono riuscite praticamente a confinare i quark all'interno di questi nuclei, e quindi si sono formate queste forze nucleari, forza debole e forza forte. Soprattutto la forza forte è quella che tiene uniti questi quark, che quindi si sono praticamente condensati, diciamo così, in una struttura che possiamo cominciare a definire non più plasma, ma effettivamente una piccola struttura materiale, un nucleo. Per avere l'atomo, chiaramente questi primi nuclei dovevano praticamente catturare, quindi ricombinazione, vedete la fase successiva, la cosiddetta fase di ricombinazione, perché la materia deve ricombinarsi in qualche modo con un altro elemento fondamentale che sono i leptoni, cioè i quark e leptoni, vedete che io ho messo qua, adesso finalmente si uniscono insieme, vedete l'elettrone, qui era un plasma, qui invece l'elettrone comincia praticamente, si lega al nucleo che si sono appena formati nella nucleosintesi, e cominciamo ad avere i primi atomi, chiaramente non sono certo carbonio, ossigeno e compagnia bella, che ovviamente sono molto più complicati, sono molto più che complicati, sono nuclei con più elettroni, eccetera eccetera, e quindi noi le prime entità, diciamo, che popolano il nostro universo sono l'idrogeno e l'elio, eccoli qua, insomma. E poi ovviamente finalmente in questa fase oscura, diciamo così, dove i fotoni sono, per così dire, intrappolati, nella fase di ricombinazione, alla fine di questa fase ricombinatoria, dove si cominciano a formare i primi atomi, anche i primi fotoni possono cominciare praticamente ad essere liberi e costituiranno praticamente la cosiddetta radiazione cosmica di fondo che abbiamo scoperto proprio recentemente. Quindi popoleranno anche loro, insieme ad atomi e altre strutture, il nostro universo, questi famosi fotoni. Bene, quindi abbiamo cominciato, la materia comincia quindi a strutturarsi, e che cosa succede? Che a un certo punto per le forze gravitazionali, che comunque su larga scala hanno una certa importanza, si sono cominciate a formare delle strutture più dense, diciamo così, e si sono formate le prime stelle che gigante, sono molto più grandi di quelle attuali, noi le chiamiamo le supernove, credo, i cosmologi credo che le chiamano appunto supernove, poi non so se sono state, siano dato nomi diversi a determinate stelle, a queste famose stelle primordiali. Fatto sta che queste sono una sorta di stelle di prima generazione, diverse da quelle poi che si sono poi, quindi c'è anche stata un'evoluzione stellare, cioè le stelle che vediamo oggi non sono, derivano probabilmente da stelle primordiali che a loro volta sono esplose, hanno dato origine ai costituenti della materia atomica, quella che noi chiamiamo un pochettino più pesante, quindi atomi più pesanti come appunto il carbonio, l'ossigeno, il ferro, eccetera. Si sono creati questi nuclei condensati, poi sono state delle grandi esplosioni per pressioni interne che si vengono a formare quando i corpi si addensano in questa maniera. In queste esplosioni si sono formati, in questi addensamenti si sono formati prima, anziché nuclei di idrogeno e di elio, dei nuclei più pesanti. Questi nuclei più pesanti poi sono stati catapultati praticamente fuori grazie a queste enormi esplosioni di queste stelle primordiali, quindi sono formate altri corpi celesti, stelle che possiamo definire così di seconda generazione, più piccole, come per esempio il nostro Sole, eccetera, eccetera, le nane bianche, le nane gialle. Sappiamo che il cosmo è pieno di strutture celesti, di stelle, diciamo, di varia grandezza, e piano piano si sono cominciate a formare anche
intorno a queste grandi stelle, o piccole stelle, i pianeti come la Terra, però con questo prezioso carico di atomi pesanti, dai quali poi in alcuni casi, almeno qui sulla Terra, si è sviluppata la vita, grazie appunto a atomi di carbonio, atomi di ferro, atomi di cobalto, cioè, voglio dire, il nostro organismo contiene soprattutto atomi di carbonio, atomi di ossigeno, ma ce ne sono anche molti altri. Il ferro, per esempio, è il trasportatore nei globuli rossi dell'ossigeno, quindi una certa quantità di ferro nel nostro corpo è fondamentale per poter vivere. Poi abbiamo il sodio, il cloro, che sono trasportatori, il sodio, cloro, potassio, sono altri atomi fondamentali per far funzionare determinate strutture come il nostro cervello, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che, però ecco, l'origine non è questa, vedete, perché qui abbiamo solo atomi di idrogeno e di elio, quindi atomi molto semplici, ma ci sono volute le famose fornaci primordiali delle grandi stelle supernove per poter forgiare questi atomi pesanti, che poi sono stati praticamente così, si sono a loro volta condensati qui magari su questi pianeti ormai raffreddati, su queste croste di terra raffreddate, dove praticamente proprio grazie a questa sorta di raffreddamento è stato possibile far nascere così gli organismi viventi. Non solo, chiaramente è difficile pensare alla formazione della vita, c'è troppo calore per poter far sì che alcune strutture possano in qualche modo rimanere stabili. Invece in un pianeta come il nostro, ormai ben raffreddato, a parte chiaramente le parti più profonde della crosta terrestre, noi qui possiamo vivere abbastanza serenamente a temperature molto più basse rispetto a quelle, a quelle di altri corpi celesti, appunto come le stelle o anche altri pianeti magari molto più caldi, dove la vita magari è molto più difficile che possa, formarsi. Oggi sappiamo bene che ci sono ovviamente tantissime galassie, no? Si sono formate queste famose galassie, queste stelle di seconda generazione, pianeti, ma anche altri corpi celesti, buchi neri, eccetera, eccetera, si sono poi così organizzati in questo universo, quindi questa è tutta un po' la storia. E si sono formate praticamente soprattutto varie galassie, cioè noi sappiamo che ci sono la nostra è una galassia spirale, probabilmente al centro della nostra galassia si trova un enorme buco nero che potrebbe orientare i bracci a spirale, creare proprio delle situazioni particolari affinché la nostra galassia abbia proprio quel tipo di caratteristiche. Altre galassie sono chiamate in altro modo, insomma qui chiaramente entriamo nell'ambito della cosmologia, però abbiamo scoperto che le galassie sono veramente tantissime, tenute insieme da questa forza straordinaria che è la forza della gravità, che noi la conosciamo bene perché chiaramente viviamo su una massa che è quella della nostra Terra abbastanza grande, quindi c'è un potenziale gravitazionale importante che ci fa quantomeno stare qui attaccati sul nostro pianeta. È una forza, come dicevo, a lungo raggio come quella elettromagnetica, quindi chiaramente determina, no, tutti i vari spostamenti delle galassie, eccetera, eccetera. Poi ne parlerò magari anche quando parleremo un po' più dello spazio-tempo. Quello però che ci interessa è che in fondo la struttura dell'universo, del nostro universo con tutto quello che c'è dentro, noi oggi l'abbiamo in qualche modo, l'abbiamo quasi fotografata, così come abbiamo fotografato persino addirittura il
l'ultimo buco nero, proprio è di poco tempo fa, la prima foto di un buco nero, quindi insomma anche nell'ambito cosmologico abbiamo fatto veramente dei progressi incredibili, quindi siamo riusciti a scoprire tantissime caratteristiche di pianeti, protopianeti, stelle varie con varie caratteristiche. Abbiamo scoperto che possono esistere le famose stelle di neutroni supercondensate, quindi abbiamo capito che ci sono dei buchi neri che hanno caratteristiche diverse, buchi neri giganti che stanno praticamente al centro delle galassie, altri buchi neri invece hanno caratteristiche diverse. Bisogna andare anche lì possiamo anche lì andare a fare tutta una serie di ragionamenti per capire se questi buchi neri di che tipo sono. Quindi insomma si potrebbe così parlare ancora per ore della cosmologia quindi del nostro universo. Chiaramente oggi ne sappiamo molto 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 di più di quanto ne potesse sapere Giordano Bruno o altri grandi filosofi che si sono occupati del cosmo, o di Galileo, che insomma aveva a disposizione il primo strumento diciamo utile per osservare il cosmo, che è appunto il cannocchiale, mentre per secoli tutti quelli che l'hanno preceduto potevano osservare il cielo soltanto appunto guardandolo con uno dei nostri sensi più sviluppati, che è appunto quello, il senso che è la vista. E quindi oggi abbiamo chiaramente un quadro completamente diverso di come è fatto il nostro universo, ma soprattutto tutta questa storia poggia su delle basi solide, che riguardano appunto, che partono dalla fisica quantistica fino praticamente ad arrivare alle energie gravitazionali, ai potenziali gravitazionali e quindi alle onde gravitazionali che oggi ancora stiamo così cercando, ai gravitoni, dicendo che no, ancora ci sono tanti studi aperti per cercare di mettere appunto, come dicevo prima, quei tasselli laddove mancano. Ma il quadro generale è questo. Sarà difficile cambiarlo, sarà difficile inficiarlo, perché ormai abbiamo praticamente, no, capito quelli che sono stati i passaggi chiave per arrivare, no, alle prime strutture atomiche, per arrivare poi alle prime combinazioni molecolari, eccetera eccetera. Il quadro comincia a essere abbastanza a darci un'immagine, ecco, del nostro universo. Mancano poi qua e là dei tasselli, quindi siamo ancora guardando un quadro impressionista, se vogliamo, no? Vogliamo fare un parallelismo con l'arte figurativa. L'arte figurativa ci dà un'immagine chiara, mentre a volte l'impressionismo è ancora, quando guardiamo un quadro impressionista vediamo delle immagini, oppure addirittura i quadri di Picasso astratti che si vedono delle immagini ma non molto chiare. Noi abbiamo chiaramente un quadro che si sta facendo sempre più chiaro e distinto, però qualche tassello ovviamente manca, ma così come manca qualche tassello anche forse nell'ambito biologico, che forse conosciamo ancora meglio, soprattutto dopo che abbiamo sequenziato il DNA. Adesso possiamo comparare il nostro DNA con tutte le altre specie viventi, dalle piante fino ai batteri, virus, fino ad arrivare praticamente appunto alla specie umana. E quello che abbiamo scoperto dall'inizio millennio, da quando è iniziato il nostro secolo, quello dove noi adesso stiamo vivendo, il famoso XXI secolo, bene, noi qua con la biologia siamo arrivati ad un punto pure straordinario. Pensate che la doppia elica del DNA
fu scoperta appunto negli anni, mi pare, anni 50, anni 60, la famosa storia di Watson e Crick, che scoprirono appunto questa famosa elica del DNA, e da lì in poi, in una manciata di anni, 50 anni, 60 anni, neanche mezzo secolo, siamo riusciti praticamente addirittura a sequenziare i genomi. Questo non significa, sequenziare un genoma non significa capire come è fatto per esempio un organismo vivente come l'uomo. Ovviamente abbiamo capito che oltre al sequenziamento del genoma c'è dell'altro. Oggi si parla tantissimo per esempio di epigenetica, perché poi diciamo, i geni portano una determinata informazione, ma poi questa informazione va in parte rielaborata, c'è l'ambiente che influisce e gioca anch'esso un ruolo importante nella formazione delle cellule, dell'embriologia, quindi quando già nel feto succedono tante cose diciamo importanti, eccetera, eccetera. E poi c'è anche la fase di crescita che ci cambia in qualche modo, cambia un po' la struttura degli organismi biologici. Però voglio dire, alla fine noi il salto qualitativo e conoscitivo che abbiamo fatto è stato veramente gigantesco. Oggi praticamente conosciamo per esempio la natura, il motivo delle cosiddette malattie rare, poi ci sono delle malattie diciamo veramente così invalidanti, però oggi noi le conosciamo bene, sappiamo bene quali sono, qual è il punto danneggiato nel nostro DNA. Poi intervenire questo con diciamo ingegneria genetica, eccetera, questo sarà chiaramente, questo è un punto ovviamente più delicato, e speriamo che in futuro sia possibile anche andare a riparare difetti diciamo che si trovano sul nostro DNA per evitare sofferenze a chi purtroppo contrae questo tipo di cose. Ma insomma, quello però che noi abbiamo anche qui in ambito biologico nell'evoluzione, ormai abbiamo capito che come sono andate le cose, possiamo comparare il nostro DNA con quello di animali e che ci sono molto vicini, quindi mammiferi, possiamo addirittura comparare il nostro DNA con qualche ominide laddove noi siamo riusciti a recuperare un po' di DNA, come abbiamo fatto per esempio con il Neanderthal. Ominide diciamo che da cui noi non deriviamo, l'Homo sapiens non deriva dall'uomo di Neanderthal, però l'abbiamo potuto stabilire proprio confrontando il nostro DNA con quello dell'uomo di Neanderthal. Abbiamo visto però che ci sono dei geni molto simili, che anche i mammiferi diciamo alcuni sono più imparentati con l'uomo, altri meno, e tutte queste cose noi prima ai tempi di Darwin fino allo scorso secolo noi potevamo fare queste distinzioni soltanto diciamo dal punto di vista anatomico, funzionale, biochimico, eccetera, cioè potevamo soltanto così intuire quale potesse essere diciamo la vicinanza dell'uomo ad una determinata specie animale. Oggi invece questa comparazione possiamo fare a livello genetico, che quindi ha tutto un altro valore, possiamo quindi capire bene quanto nella nostra linea evolutiva quanto siamo vicini a un gorilla, a un gibbone, a una scimmia, a uno scimpanzé e così via. Quindi ecco, questo era un po' il quadro diciamo dei cosiddetti enti sostanziali, gli enti biologici e la fisica, io intendo enti sostanziali nell'ambito fisico, intendo praticamente la materia, quella inanimata, quella che, ecco, gli atomi, gli elettroni, ma anche i nuclei, la materia, i quark, eccetera, eccetera, le forze, tutto rientra in quest'ambito fisico, che però noi lo definiamo chiaramente sostanziale, anche se qui ecco, entriamo in un discorso molto delicato. Perché? Beh, lasciamo perdere la biologia, ma la fisica
sembra avere praticamente una forte correlazione con la matematica. Se pensiamo, se noi scendiamo nella famosa scala di Planck, quindi scendiamo molto in basso, dove domina, appunto, abbiamo visto parecchi video che ho fatto, dove domina la meccanica quantistica, ebbene ci troviamo praticamente in un mondo molto diverso da quello classico, un mondo strano, dove avvengono dei fenomeni che appaiono un po' fuori dalla nostra, dalla nostra intuizione, non riusciamo a capirli molto bene. Per esempio, pensate all'indeterminazione quantistica. L'equazione di Schrödinger descrive praticamente il moto di una particella, di un elettrone, ma non lo descrive in termini assoluti. Noi non possiamo dire dove sta l'elettrone prima di averlo misurato, lo descrive in termini probabilistici. Quindi noi abbiamo un'equazione deterministica che descrive come si sta muovendo l'elettrone, ma non lo può descrivere in maniera locale, lo può descrivere con una distribuzione di probabilità. Quindi è chiaro che a livello essenziale la materia non si comporta come noi siamo sempre stati abituati a vederla, in maniera macroscopica, quindi toccandola con i nostri sensi. A livello microscopico, a livello subatomico, noi abbiamo una fisica diversa, coerente, comunque l'abbiamo studiato, abbiamo capito abbastanza bene, ma ci sono anche lì delle cose che sfumano un po' negli enti non sostanziali. Mi spiego meglio: quando noi parliamo di questo elettrone del quale noi abbiamo un'equazione deterministica che lo descrive, ma lo descrive in termini però probabilistici, in uno spazio di Hilbert, no? Abbiamo detto non possiamo immaginarlo, quindi questo elettrone, come localizzato in un punto preciso dello spazio, e sappiamo bene che questo è un pilastro, una colonna fondamentale di tutta la teoria di tutta la meccanica quantistica, perché sappiamo bene che questo ce lo dice tra l'altro il principio di indeterminazione di Heisenberg. Non possiamo mai determinare con precisione un oggetto senza perdere poi altre informazioni su altre variabili correlate. Quindi noi quindi vedete che la fisica sfuma, se vogliamo, un po' nella matematica. Perché? Beh, perché se questo elettrone noi lo possiamo descrivere solo come una densità di probabilità prima della misura, prima di misurarlo, prima del famoso collasso della sua funzione d'onda, quello che noi chiamiamo collasso della funzione d'onda. E beh, vedete, allora come dicono i fisici e i matematici, come hanno sempre affermato, come ancora oggi si dibatte un po' questa tematica così, così delicata, beh, allora in fondo questo elettrone è qualcosa che si avvicina molto a un ente non sostanziale, come abbiamo definito un po' l'informazione e la matematica. Io in fondo ho un'equazione che mi dà un'informazione deterministica su qualcosa che però apparentemente non sta da nessuna parte, quindi non lo posso localizzare, quindi è come se avessi un'informazione e un'equazione, quella di Schrödinger, matematica, che mi dice, che mi dà una distribuzione di probabilità, quindi non mi dà la descrizione di un oggetto reale, almeno così come noi siamo abituati a pensare agli oggetti reali e quindi localizzati in un determinato posto, in un determinato tempo. Se questo non è possibile, se quindi la materia a livello fondamentale non la possiamo descrivere in termini così, così ben definiti, allora in fondo potrei essere autorizzato a pensare che che a livello fondamentale anche la materia, tutto sommato, sia in fondo una descrizione, un puro ente matematico, una descrizione matematica e poco altro. Dove sta allora la sostanzialità
diciamo, che noi diamo fondamentalmente agli antifisici, quelli più, diciamo, quelli più, come dire, quelli più profondi. Perché è chiaro, dare diciamo, sostanzialità alla biologia, è chiaro che ci sembra molto sostanziale, è fatta di molecole, di atomi, eccetera. Anche nel mondo fisico, quando trattiamo gli atomi o le particelle subatomiche, ancora ci sembra molto sostanziale. Ma quando arriviamo proprio alla descrizione più profonda della materia, quindi nelle ultimissime scale di Planck, dove praticamente prendiamo, diciamo, questi elettroni, neutrini, addirittura i neutrini sono ancora più leggeri dell'elettrone, quindi fanno ancora delle cose più strane, se vogliamo, si trasformano addirittura l'uno nell'altro, eccetera. Quindi è chiaro che in questa fisica così diversa da quella classica, sembra quasi che gli oggetti materiali si smaterializzano, diventano praticamente semplicemente delle rappresentazioni matematiche, che è quello che l'elemento sconvolgente di quando si inizia a studiare la meccanica quantistica. Perché quando uno inizia a studiare la meccanica quantistica, si parte generalmente dall'equazione di Schrödinger, che definisce appunto oggetti. Definisce praticamente un oggetto come l'elettrone, che per noi è assolutamente materiale, ma che poi in realtà è descritto puramente da un'equazione che non ci restituisce l'oggetto reale, ma una densità di probabilità. Quindi è chiaro che questa è una di quei punti cardini della meccanica quantistica, della fisica del secolo scorso, che noi così abbiamo anche oggi, ancora oggi, ereditato, e sulla quale ancora si discute, e sulla quale si discuteva chiaramente quando la meccanica quantistica era stata appena così sviluppata. E abbiamo visto che uno degli oppositori, diciamo più che oppositori, uno di quelli che si sono di più soffermati su queste problematiche della meccanica quantistica è stato proprio quello che tante volte viene definito il padre fondatore, Einstein, ma di cui io mi pare in un video ho già detto che non lo possiamo considerare proprio. Sì, che poi Einstein si sia interessato, abbia parlato proprio lui di quanti, eccetera, ma la meccanica quantistica non è semplicemente il concetto del quanto di Planck, è altro, non è semplicemente un pacchetto di energia quantizzata, è molto altro, lo abbiamo visto, e quindi ecco il motivo per cui il collasso di funzione d'onda, l'entanglement, ci sono dei fenomeni che poi magari un accenno lo darò un pochino più avanti, che ovviamente richiedono veramente un salto anche proprio mentale enorme, perché noi siamo abituati ad un mondo reale, che ci sembra reale, che noi definiamo reale, poi però quando scendiamo nelle scale di Planck a livello della meccanica quantistica vediamo che questo mondo reale sembra quasi sfumare nella matematica. Quindi ecco perché alcuni scienziati come Tegmark, eccetera, azzardano ipotesi, diciamo, abbastanza ardite nel dire, guardate, ma in fondo perché non consideriamo che a livello essenziale non esiste nulla se non una formula matematica. Ecco, io invece ritengo, da realista aristotelico, da realista einsteiniano, se volete, perché insomma sono questi grandi pensatori che pure diciamo, si sono soffermati appunto Aristotele, diciamo, 2500 anni fa, con la sua metafisica, poi ovviamente noi abbiamo rielaborato tantissime concezioni della matematica, della fisica, eccetera, però insomma in questa lunga storia alla fine siamo ancora qui a discutere su che cosa è reale, su che cosa è realmente sostanziale e su enti invece che sembrano non esserlo. Ma vedete, questo fatto che la fisica sembra sfumare nella matematica riapre un po' il discorso su che cosa è sostanziale rispetto a ciò che non lo è, rispetto ad enti che possiamo immaginare più idealizzabili. Però ecco, per me sicuramente c'è qualcosa che ci sfugge, c'è qualcosa che non possiamo
definire semplicemente formula matematica, ci deve essere qualcosa che possiamo definire così, un'energia, ma insomma oggi parlare di energia in questi termini è abbastanza banale, qualcosa diciamo che probabilmente caratterizza dal punto di vista fisico il nostro universo. Ecco, ci deve essere un elemento primordiale che caratterizza da un punto di vista sostanziale il nostro universo. È una ricerca straordinaria che è iniziata già con la metafisica aristotelica, che proprio di questo si trattava Aristotele nella metafisica, qualcosa che dice che lasciamo perdere la fisica è quella che vediamo, ma c'è qualcos'altro che noi dobbiamo andare a scoprire per poter capire come è emerso tutto ciò che ci sta intorno. Ed è ancora una domanda attuale e non è facile dare una risposta, diciamo al momento dare una risposta definitiva. Tante ipotesi, tante teorie, ma diciamo che descrivono diciamo un universo, come dire, sempre più in una fase così, sempre più nell'essenza. Pensiamo alla teoria delle stringhe, si parla di piccole ondine, ondicelle, chiamatele come vi pare, di queste piccole stringhe che sono migliaia, centinaia di migliaia di migliaia di più piccole di quello che possiamo immaginare, più piccolo che esista nel nostro universo, molto più piccole degli atomi, degli elettroni di cui stiamo trattando. Quindi parliamo proprio di essenze quasi di essenze quasi immateriali, sembra quasi qualcosa che veramente proprio sfugga all'idea di qualcosa di reale. Probabilmente quando noi studiamo diciamo l'essenza del nostro universo, molto probabilmente ci troviamo a giocare con delle forme di energia talmente piccole, talmente essenziali, talmente così quasi irrisorie, che quindi sfumano quasi in qualcosa che nel non essere. Ma noi dobbiamo partire dall'idea che comunque, se stiamo qua a parlare, siamo qualcosa di sostanziale, quindi comunque una descrizione di che cosa è sostanza ci deve essere data. Non possiamo, secondo il mio punto di vista, rassegnarci all'idea che il mondo non esiste, o è semplicemente una rappresentazione olografica, o tante altre teorie che così vorrebbero descrivere il nostro universo, diciamo, in termini così molto meno sostanziali di come lo vediamo noi. Non si sa chi ha torto e chi ha ragione, e dovremo ancora attendere un po' di tempo per avere qualche ragguaglio in più. Per il momento mi fermo qua, parleremo poi dell'ultima parte, dedicherò un po' di spazio proprio a questi due altri, questi due enti che ho chiamato pseudosostanziali, che sono lo spazio-tempo e la coscienza, e vedremo anche qui quante cose nuove abbiamo scoperto. Grazie, alla prossima.